Buonasera, oggi ho passato la giornata tra gli anziani del nostro comune. Sono stata a suo pranzo, ho passato una giornata molto bella perché ho visitato tutti gli ammalati e sono stata vicina a mia sorella, che anche lei è ospite a quella casa di riposo. Sono stata lì tutto il giorno, abbiamo mangiato molto bene, tutta roba per anziani, però c'era anche il nostro sindaco, c'era la vice sindaco, c'erano tutti quelli del comune e ci hanno fatto una festa molto ma molto bella. Hanno fatto la lotteria, io non ho preso niente, però hanno fatto anche la lotteria. Oggi però vediamo qualche informazione sulla Toscana, è molto famosa per le sue colline che sono meravigliose da guardare e poi è bellissimo e al suo interno si trovano città come Pisa, Firenze, Grosseto. Io sono stata a Firenze, mi è piaciuto molto, c'erano dei bellissimi negozi con tanta roba fatta a mano. Bellissimo c'è stato, poi abbiamo visitato tante cose lì a Firenze, tanti monumenti, siamo andati a vedere anche dei quadri bellissimi. La Toscana, patria dei più illustri scrittori e artisti italiani, è situata nel cuore dell'Italia. Il paesaggio toscano è quello che affascinò i grandi maestri della pittura. Le dolci colline, le città dalle innumerevoli torri, le pianure verdi disseminate di filari di cipressi, la terra arsa e colorata del Senese. Siena, con la celebre Piazza del Campo, luogo d'incontro cittadino, dominata dalla Torre del Mangia. Il Duomo, uno dei massimi esempi di architettura medievale. Pisa, antica Repubblica Marinara, con la splendida Piazza dei Miracoli, così denominata per l'armonia e l'eleganza degli edifici che la compongono. Livorno, sede di uno dei più importanti porti italiani, ha nella Fortezza Vecchia il suo monumento più rappresentativo. Carrara, celebre per i candidi marmi utilizzati da Michelangelo. Sintesi mirabile dell'arte e della cultura toscana è Firenze, patria di Dante Alighieri, culla del Rinascimento, vero e proprio salotto d'arte. Santa Maria del Fiore, con la grandiosa cupola del Brunelleschi. Piazza della Signoria, una delle più splendide piazze italiane, con l'imponente Davide di Michelangelo. Fra le più straordinarie collezioni d'arte del mondo, la Galleria degli Uffizi custodisce, fra innumerevoli opere, la Primavera e la Nascita di Venere del Botticelli. Poco distante, sull'Arno, Ponte Vecchio, con le botteghe degli orefici. Feste e tradizioni trovano in Toscana un terreno fertile. Basti ricordare il Palio di Siena, ispirato ad antiche giostre. E il Carnevale di Viareggio, festosa e colorata sfilata di carri allegorici. La cucina toscana è varia e basata su prodotti genuini. La zuppa di cereali, la ribollita, il cacciucco alla livornese, la bistecca fiorentina, la Toscana, una terra che unisce al fascino antico dell'arte una natura incontaminata e paesaggi di incomparabile bellezza. Thank you.